Yo Willers, buah a tutti e bentornati sul canale, come sempre qui è il vostro Alas che vi parla, piacere di rivedervi. Siamo qui finalmente tornati per l'episodio numero 8 della nostra carriera su F1 Manager 2022 con McLaren. Il GP è quello di Baku in Azerbaijan. Ovviamente, se non avete visto l'ultimo episodio, il round numero 7, il GP più glamour della stagione, il GP di Monaco, cliccate in questo momento nell'angolo in alto a destra e recuperatelo prima di dare un'occhiata a questo episodio. Cambiamo completamente o quasi completamente tipologia di circuito. Dico quasi completamente perché si tratta pur sempre di un circuito cittadino, ma il focus non è più la deportanza a basse velocità come in quel di Monaco, ma la deportanza ad alte, altissime velocità, visto che Baku presenta dei rettilinei lunghissimi, velocità di punta veramente elevatissime. Quindi dobbiamo cercare di modificare la nostra vettura e il nostro setup per adattarsi a questo tipo di circuito, e teoricamente la nostra vettura è più vicina a questo tipo di circuito che non ad un circuito tipo quello di Monaco. Quindi vediamo se riusciremo ad adattarci bene e a continuare la nostra striscia di ottimi risultati che stiamo raggiungendo in questo inizio di stagione. Ovviamente, come sempre, vi chiedo di lasciare un bel mi piace per supportare la serie. Vi ringrazio per il grande supporto che state dando anche a questa nuova serie. Vi ricordo anche di commentare qui sotto e, se volete, lasciate anche il vostro pronostico per il prossimo Gran Premio. Il round numero 9 è il GP del Canada, altro circuito in cui è molto importante la velocità di punta, un circuito molto molto bello perché è piuttosto facile sorpassare, o comunque un circuito in cui è più facile trovare dei punti in cui tentare il sorpasso. Lasciate il vostro pronostico per il Circuit Gilles Villeneuve per il Gran Premio del Canada. Ovviamente vi ricordo che se non siete iscritti, se siete nuovi al canale, nel canale, sarebbe molto apprezzato da parte vostra un'iscrizione se vi piace questo tipo di contenuti, e nel caso ricordatevi anche di cliccare sulla campanella per attivare le notifiche e rimanere sempre aggiornati sui nuovi contenuti del canale. Detto questo, non perdiamo altro tempo, andiamo nella schermata di gara e andiamo ad impostare gli obiettivi prestazionali per questo fine settimana. Impostati gli obiettivi prestazionali per il fine settimana, non perdiamo tempo, scendiamo in pista per l'inizio del weekend di gara. Un saluto da Baku, dove è in programma un emozionante weekend di gare tra meraviglie medievali e moderne. Benvenuti al Gran Premio dell'Azerbaigian. I piloti si daranno battaglia per le strade del circuito cittadino di Baku, un tracciato contraddittorio, dal lungo rettilineo che premia una bassa resistenza aerodinamica alle curve strette in cui la deportanza è fondamentale. Le squadre dovranno trovare l'equilibrio vincente. La stagione è quasi al giro di boa e la domanda sembra inevitabile: cos'altro avrà in serbo per le scuderie? C'è un solo modo per scoprirlo. Ok, forza! Comincia la festa! Ed eccoci pronti nella nostra schermata pre-prove libere 1. Proseguiamo e andiamo subito ad impostare il setup delle nostre vetture. Impostato il setup, gli assetti delle nostre vetture, non perdiamo tempo, vai alle prove libere 1, gestisci prove libere 1. Just a radio check. Yeah, all good. Radio check completato per entrambi i piloti, pronti a scendere in pista per l'inizio delle nostre prove libere 1 in quella di Baku in Azerbaijan. Noi, come sempre, ci rivediamo direttamente per l'inizio del sabato di qualifiche. Ci siamo pronti per l'inizio del sabato di qualifica, andiamo a vedere i risultati delle prove libere. PL1 con Leclerc davanti a Verstappen e Perez, Norris in dodicesima e Daniel in quattordicesima. PL2 con Verstappen davanti a Leclerc e Perez, con i nostri in fondo in sedicesima con Norris e in diciassettesima con Daniel. PL3 con Verstappen davanti a Sainz e Leclerc, e i nostri ancora in fondo in sedicesima con Daniel e in diciottesima con Lando. Ma non preoccupiamoci, perché montavamo dei pezzi che sono stra usurati, quindi siamo pronti per iniziare le nostre qualifiche. E per quanto riguarda gli assetti, molto buoni, 97 per Daniel Ricciardo, 99 per Lando Norris. Andiamo a modificare semplicemente i componenti della nostra vettura. Ho provato semplicemente a ritoccare il setup in maniera leggerissima di Daniel, vediamo se riusciamo a migliorare al 98-99%. Fatto questo, avviamo le nostre qualifiche e siamo pronti per scendere in pista per l'inizio del nostro Q1. Radio check. Yep, radio is good, drinks good.
Radio check completato, aspettiamo qualche minuto e pronti a scendere in pista per il nostro primo e speriamo anche unico tentativo del Kona. Pronti a scendere in pista? Stanno scendendo in pista un Alpine e una Ferrari, scendiamo anche in pista noi con Daniel, subito seguito da Lando. Dovrebbe essere più facile qui non incontrare traffico, creare dello spazio per effettuare il miglior giro possibile. Vediamo che giro saremo in grado di portare a termine questo primo tentativo con i componenti nuovi che quindi ci dovrebbero permettere di abbassare tanto i tempi che abbiamo registrato durante le prove libere. Daniel sul rettilineo principale sta tirando la scia anche a Lando Norris, che teoricamente quindi dovrebbe fare un tempo molto molto migliore grazie alla scia del suo compagno di squadra. Vediamo con che tempo va a chiudere Daniel Ricciardo, ci sono tempi piuttosto alti soprattutto da parte di Perez a 1 secondo e 3 da Verstappen. Ricciardo si mette dietro Verstappen a 1 secondo e 3 con Norris a 1 secondo e 1, dovrebbe essere un buon tempo. Teoricamente con questi tempi dovremmo essere tranquillamente in lotta con Mercedes. Non siamo scesi nuovamente in pista, le due Ferrari sembrano on fire, Leclerc davanti a Sainz e Verstappen, Lando in quinta posizione, Daniel in ottava. Proseguiamo e pronti a scendere in pista per l'inizio del nostro Q2, però andiamo a montare le gomme usate. Fiducia al 99%, quindi Daniel Ricciardo è migliorato, entrambi al 99%. Come detto, gomma usata per entrambi, avviamo le nostre qualifiche, scendiamo in pista per l'inizio del nostro Q2 e non perdiamo tempo. Subito in pista Daniel Ricciardo davanti a Lando Norris, là davanti esce subito in pista una Alfa Romeo e nel prossimo giro naturalmente andremo ad invertire le posizioni con Ricciardo che prenderà la scia del suo compagno di squadra. Rettilineo principale per Daniel Ricciardo, non ho visto qual è stato il tempo che abbiamo siglato in precedenza, comunque eravamo dietro Valtteri Bottas, vediamo come andiamo a chiudere questo giro, forse siamo dietro con Daniel, dietro di 5 decimi da Valtteri Bottas e anche Norris dietro Bottas di 2 decimi e mezzo, vediamo se sarà un tempo buono, però probabilmente Bottas ha fatto il suo giro con gomma nuova, noi siamo scesi in pista con gomma usata. A 3 minuti e mezzo dal termine scendiamo in pista con Lando in quinta, Ricciardo in ottava, ma dobbiamo considerare comunque che ci sono piloti dietro che possono migliorare, Russell, Hamilton, Sainz, alcuni sono scesi in pista, alla fine così per sbaglio ho fatto scendere in pista prima Daniel di Lando Norris, quindi a questo punto sarà ancora una volta Lando a prendere la scia del suo compagno di squadra, comunque Ricciardo si trova dietro una Ferrari se non sbaglio, quindi anche lui potrà usufruire di una buona scia, vediamo se con gomma nuova saremo in grado di migliorare e di giocarci. La qualificazione nel Q3 no, Ricciardo è dietro Sergio Perez, quindi un'ottima scia per lui, dicevo vediamo se riusciamo a migliorare con gomma nuova e a qualificarci con entrambe le vetture per il Q3. Sta migliorando Daniel, sta migliorando Lando Norris che però ha un solo settore registrato e non riesco a capire quale sia il motivo, il secondo non gli è stato registrato, vanno a chiudere entrambi e non migliora, sì Daniel è migliorato ed è salito in sesta con Norris che è migliorato ed è rimasto in quinta posizione, però dobbiamo vedere, naturalmente Russell migliora ma rimane in undicesima eliminato. Sorpresa Mercedes con Russell eliminato, sta andando a chiudere Lewis Hamilton, sta andando a chiudere prima Carlos Sainz che era in quindicesima, incidente nel primo giro, ha dovuto probabilmente cambiare un elemento, Carlos Sainz è rimasto in quinta. È rimasto in quinta Carlos Sainz, sorpresa eliminazione per una per tutte e due le Mercedes e per la Ferrari di Carlos Sainz. Che sorpresa! Qualificazione particolarissima per questo Q2, Leclerc davanti a Verstappen e Bottas con Lando e Daniel in quinta e sesta posizione, ma a sorpresa eliminati Russell, Hamilton, Tsunoda, Ocon e Carlos Sainz in quindicesima, dopo che nella prima sessione erano stati eliminati Mick Schumacher, Vettel, Albon, Stroll e Nicolas Latifi. Proseguiamo e scendiamo in pista per l'inizio del nostro Q3, gomma nuova ne abbiamo, no, gomma usata per entrambi i nostri piloti. Useremo una sola gomma rossa nuova di modo da tenerne una per la gara. Avviamo le qualifiche, scendiamo in pista per l'inizio del nostro Q3. Primo giro con Daniel Ricciardo davanti a Lando Norris e nel secondo giro dobbiamo ricordarci di mettere in pista Norris davanti al pilota australiano.
Daniel sta andando a chiudere il primo giro con Lando che ha fatto fucsia nel secondo settore, probabilmente verrà battuto da qualcuno, ma Norris sta sfruttando una grande scia. Daniel Ricciardo va a chiudere, si mette in testa, sicuramente battuto dal suo compagno di squadra, 1.44.5, 1.44.3, comunque sono tempi nettamente migliorabili per noi. Magnussen è molto vicino, probabilmente con gomma nuova. Dobbiamo cercare di battere Bottas, perché Bottas sembra ottimo in questa pista, e per ora però siamo anche davanti a Sergio Perez, ottimo risultato questo. 3 minuti e 40 al termine della sessione, scendiamo per primi in pista, Lando Norris davanti a Daniel Ricciardo. Stavolta non sbagliamo, alla fine è sceso in pista prima Daniel e non riesco a capire la motivazione, eppure è stato chiaro il mio click, forse perché si è trovato traffico e quindi alla fine Daniel Ricciardo si trova davanti a Norris e non sono neanche in fila l'uno con l'altro, quindi sfrutteremo semplicemente la scia dei nostri avversari e vediamo se riusciamo a migliorare ulteriormente questo giro, perché in questo momento davanti a noi non solo Bottas ma anche Pierre Gasly che sembra ottimo. Daniel Ricciardo non ha migliorato né nel primo né nel secondo settore, addirittura un po' bloccato Charles Leclerc nel miglioramento del suo giro. Andiamo a seguire Lando Norris, non credo che Ricciardo riesca a questo punto a migliorare con Magnussen, Joe e Perez che sono rimasti in ottava, nona e decima posizione. Ricciardo rimane in settima, va a chiudere Lando Norris che stava migliorando il suo tempo, vediamo se riesce a risalire. Migliora il suo tempo ma non si mette davanti a Gasly che a sua volta è migliorato leggermente, e c'è una grande sorpresa con Leclerc davanti a Verstappen, Bottas, Gasly la seconda fila, noi in terza con Norris davanti ad Alonso, in quarta con Ricciardo davanti a Perez. Una griglia di partenza totalmente nuova. Andiamo a vedere nuovamente Leclerc, Verstappen, Bottas, Gasly, Norris, Alonso, Ricciardo, Perez, Kevin Magnussen e Guanyu Zhou. Queste le prime 10 posizioni, poi sesta fila tutta Mercedes con Russell davanti a Hamilton, Tsunoda con Sainz, Schumacher, Vettel, Albon, Stroll e Nicolas Latifi. Seguiamo e scendiamo in pista per l'inizio della gara. Eccoci qui, la F1 è tornata per un'altra ricca giornata di emozioni, è il giorno della gara. Le qualifiche sono andate bene per la McLaren, che può scendere in pista con la mente sgombra. La Mercedes ha avuto qualche problema durante le qualifiche e non potrà partire dalla posizione che sperava, ma tutto può succedere e di sicuro cercheranno di cogliere le opportunità che si presenteranno. Oggi splende il sole, ma all'orizzonte cominciano a intravedersi nuvole che potrebbero complicare le cose per le squadre in gara. E ora prepariamoci a vivere tutte le emozioni del Gran Premio dell'Azerbaigian! Ed eccoci pronti per l'inizio della nostra gara. Proseguiamo, andiamo nella nostra schermata e decidiamo le nostre strategie. Non è prevista pioggia, solo tempo nuvoloso, quindi penso che sia semplice. A una sosta partire con gomma media per poi andare sulla gomma hard, anche se potremmo differenziare e partire con la media con Norris, visto che parte in quinta, e con Ricciardo in settima montare la gomma hard per poi cambiare con la... con la media possiamo cambiare, possiamo sì differenziare le due strategie. Andiamo con Daniel a partire con la hard, differenziamo le due strategie. Andiamo con Daniel, 22esimo giro, si fermava e farne poi 29 con la hard. A questo punto facciamo 29, anzi 30 con la hard e poi farne 21 con la gomma media. Mentre per quanto riguarda Lando, penso che si fermi al giro 22 per montare la gomma hard e fare 29 giri con appunto la gomma bianca. Queste sono le nostre strategie, dobbiamo modificare perché la stavo modificando con Daniel ma poi non ho salvato la strategia, quindi gomma media nel secondo stint, gomma hard nel primo, giro 30 il pit stop e aggiorniamo la strategia per il pilota australiano. Per quanto riguarda il carburante quasi al massimo, va benissimo così, opzioni pilota ovviamente, andiamo tutto al massimo per la partenza della nostra gara, cercare di tenere il DRS qua è fondamentale nel rettilineo principale. Settimo Daniel, quinto Lando, partiamo con la nostra gara. Ecco i piloti schierati in griglia sotto un cielo per lo più sereno. Ed ecco Lando Norris. Oggi si trova tra i primi 10, ma sarà in grado di approfittarne? E dietro ancora c'è Ricciardo. Partendo tra i primi 10 in griglia, può aspettarsi di tutto da questa gara. È il momento che stavamo aspettando.
Siamo pronti per il Gran Premio dell'Azerbaigian. 3, 4, 5 luci che si spengono in questo istante. Parte il Gran Premio dell'Azerbaigian in quel di Baku. Vediamo se subito riescono a prendere delle posizioni i nostri piloti. Lando Norris subito all'attacco di Gasly all'esterno. Era riuscito per un momento a prendersi la quarta posizione. Dovrebbe essere riuscito. Vediamo se stacca forte all'esterno. Gasly stacca forte all'interno. Teoricamente Lando dovrebbe avere la posizione migliore in pista per tentare l'attacco. Addirittura Gasly deve spostarsi e Lando prova subito l'attacco nei confronti di Valtteri Bottas. Vediamo se riesce ad affiancarlo. Deve mettersi alle spalle nuovamente, però una posizione l'abbiamo guadagnata e anche Daniel è riuscito a guadagnare la posizione nei confronti di Alonso, che però prova a resistere all'interno perché monta gomma rossa il pilota dell'Alpine. Ricciardo prova a rimanere all'interno e riesce a prendersi la posizione con gomma hard su gomma rossa. Ancora Alonso si inserisce. Che gara questa, che sorpassi da parte dei nostri due piloti. Alla fine Ricciardo riesce a tenersi la posizione, si mette alle spalle di Gasly con Norris, che è riuscito intanto a prendere la posizione su Bottas. Questa andiamo a rivederla. Diamo un'occhiata alla McLaren. E va al sorpasso guadagnando una posizione in gara. Ecco le congratulazioni del team. Ora l'impossibile sarà tenere il DRS di quei due là davanti. Leclerc e Verstappen fanno un altro lavoro. Andiamo con Lando in neutro per cercare di risparmiare un po' di batteria. Vediamo se riusciamo a spingere senza andare a surriscaldare le nostre gomme in equilibrata per non consumare troppo carburante. Daniel Ricciardo invece deve cercare di effettuare il sorpasso nei confronti di Gasly e di Bottas, o comunque cercare di mantenere il DRS e provare magari a staccare Fernando Alonso là dietro per evitare attacchi. Vediamolo, Daniel Ricciardo che già sta provando ad affiancare qui sul dritto Gasly, addirittura le curve del rettilineo principale le vanno ad effettuare affiancate e Daniel Ricciardo si prende la posizione e ora prova a prendere tutta la scia nei confronti di Valtteri Bottas. Qua però è fondamentale riuscire a gestire l'ERS, a gestire la gomma naturalmente per continuare al meglio la nostra strategia. Ci troviamo quindi in terza con Lando Norris, in quinta con Daniel Ricciardo che sta provando a tenere la scia di Valtteri Bottas, che sembra comunque molto veloce durante questa gara, durante l'inizio perlomeno di questo weekend di gara. Ora vediamo nelle prossime fasi se Lando riesce più o meno a mantenere il passo di quelli là davanti cercando di mantenere il DRS. Andiamo in potenza con Lando per provare a rimanere là vicini e cercare di farsi trascinare almeno nelle prime fasi e distanziare il pilota finlandese dell'Alfa Romeo. Giro 4, Lando è sempre molto vicino a Verstappen e Leclerc, stiamo però consumando molto sulla nostra batteria per rimanere incollati. Proviamo a farci trascinare per i primi giri perlomeno senza tentare l'attacco, mentre Daniel è riuscito a passare Gasly e Bottas. Gasly che ha passato Bottas oltretutto ed è anche riuscito a scappare, quindi in questo momento sta cercando di rimontare nei confronti del suo compagno di squadra per provare a farsi trascinare. In questo momento non è il passo per poterlo fare, o perlomeno sembra molto difficile visto che Lando sta sfruttando il DRS davanti a sé, però per Ricciardo è molto molto importante riuscire a staccarsi là dietro dai piloti, dietro di lui appunto Gasly e Bottas e Magnussen, per rompere il treno DRS e cominciare pian piano a guadagnare. No, lo abbiamo visto in diretta, safety car, Lando Norris a muro, Lando Norris a muro, sarà safety car, ancora un errore per il pilota britannico. Lando, are you okay? Are you okay? Vediamo cos'è successo. Diamo un'occhiata alla McLaren. Lo schianto è una doccia fredda per il team. La squadra è parecchio delusa. Speriamo che riescano a riprendersi in fretta. Errore al castello per Lando Norris, ancora una volta fuori, ancora una volta c'è solo Daniel Ricciardo in pista. Il brutto è che ora si riavvicinano a Daniel che era in terza posizione, perlomeno però potrà sfruttare per un po' il DRS dei piloti là davanti. Vediamo quanto ci metterà la safety car, quindi più riusciremo a fare giri dietro la safety, più riusciremo a ricaricare la nostra batteria e quindi a cercare di farci trascinare da Leclerc e Verstappen grazie al DRS.
Daniel in terza posizione in questo momento, però peccato perché poteva essere un'altra giornata ottima per noi per quanto riguarda i punti, visto che Perez, Hamilton e Sainz stavano avendo molte difficoltà a rimontare a causa del treno DRS che non permette di effettuare sorpassi. Questa è un'ulteriore bruttissima botta al morale di Lando Norris. Safety car in questo giro, abbiamo ricaricato la batteria però non al massimo purtroppo. Leclerc davanti a Verstappen e Ricciardo, ora spingeremo tutto sia sulla gomma che sul carburante, cercheremo di andare in neutro invece per quanto riguarda la batteria per cercare di non consumarla tutta subito, ma cercare per quanto più possibile di farci trascinare là davanti, considerando che noi abbiamo gomma hard, stanno per ripartire là davanti, quindi andiamo in spinta massima e in neutro in questo momento. Andiamo a vedere le gomme, siamo gli unici partiti con gomma hard, tutti gli altri, la maggior parte con medie, qualcuno con la soft, quindi potremmo andare molto più lunghi sulla nostra strategia. Ora ripartono là davanti, Leclerc che cerca di difendersi da Verstappen, con Gasly che ha preso un'ottima scia nei confronti di Daniel Ricciardo e chissà che non provi all'interno nei confronti del nostro pilota, però riesce a difendersi. Daniel Ricciardo ora deve cercare di mantenere la scia di Verstappen là davanti, di Charles Leclerc, per farsi trascinare fuori dalla zona DRS di Gasly e provare a riallungare. Giro più veloce per Daniel Ricciardo, che per un attimo aveva perso il DRS, ora è riuscito a recuperarlo, sta cercando in accumulo di mettere da parte batteria, abbiamo già allungato a 4 secondi e mezzo da Pierre Gasly che non ha il DRS e continua a difendersi da Valtteri Bottas e siamo incollati là davanti, sarà impossibile tenere a lungo il passo dei piloti là davanti, ma questo ci sta permettendo di fare un buco praticamente tra noi e i piloti dietro, di essere molto più tranquilli e di cercare di confermare un possibile podio anche in questa gara con il pilota australiano. Sarebbe già il terzo podio con un Lando Norris che invece è col morale veramente a terra dopo l'incidente di quest'oggi. C'è un incidente da parte di Yuki Tsunoda, però per ora solo bandiera gialla nel settore 1 che viene rimossa in questo momento. Purtroppo non potevamo, come detto, tenere il passo di quelli là davanti. Il problema è che Bottas si è liberato di Gasly e ha un passo migliore di quello di Daniel Ricciardo in questo momento. Quindi siamo a rischio perché Bottas è veramente velocissimo in questa gara. Probabilmente anche grazie alle gomme gialle nei confronti delle bianche montate in questo momento da Daniel Ricciardo. Probabilmente dovremmo giocarci la posizione a podio con lui. Il problema è che sta arrivando anche Carlos Sainz là dietro. E passa in questo momento Gasly, riuscirà tranquillamente a passare Bottas. Il podio sarà complicatissimo per noi in questa gara perché Carlos Sainz sicuramente ha un altro passo. Dovremmo sperare che le situazioni ci aiutino, ma comunque un quarto o quinto posto con Daniel sarebbe oro colato per noi, altri punti importanti guadagnati nei confronti di Mercedes. È arrivato Carlos e si è tirato dietro Valtteri Bottas, quindi sarà una lotta a tre per il podio, addirittura dietro si sta avvicinando anche Pierre Gasly, però non è a tiro di DRS del finlandese. Ora Carlos Sainz sicuramente tenterà l'attacco nei confronti di Daniel Ricciardo, perché la velocità della Ferrari è impressionante nei confronti della nostra McLaren. Stesso vale per Alfa Romeo, siamo a 6 secondi da Verstappen con Sainz che qua in fondo è probabile che ci provi l'attacco, non è aperto il DRS ma sicuramente risulta aperto per il gioco, è un errore dell'animazione, per ora si difende Daniel Ricciardo, vediamo se riusciamo ad incollarci a Carlos Sainz per i primi giri, proviamo addirittura a ricaricare un po' la batteria, non qua forse, non sul dritto ma là in fondo, con Carlos Sainz che per ora non riesce a provarci, forse ci riesce in fondo però, gli concede l'esterno Daniel Ricciardo, ma Sainz rimane affiancato, andiamo in accumulo ora, mettiamo da parte un po' di carica della batteria per provare ad incollarci a Sainz e a scappare da Valtteri Bottas. Eccolo Sainz, abbiamo messo in accumulo per far passare Sainz, il problema è che sta arrivando anche Bottas e sta arrivando Gasly che è molto più vicino, è riuscito a guadagnare tanto e Sainz ci passa ora all'interno e c'è Valtteri Bottas pronto, ci prendiamo però il DRS teoricamente in questa seconda parte del tracciato e quindi ora dovremmo riuscire a rimanere incollati nei confronti di Carlos Sainz, il problema è che si è formato un terzetto molto pericoloso con Gasly che si sta ulteriormente avvicinando, potrebbe diventare addirittura un quartetto questo. Ci sono i primi pit stop
E Ricciardo si è ripreso la terza posizione nei confronti di Sainz. Si stanno passando continuamente, stiamo sfruttando appunto la velocità del pilota della Ferrari per farci trascinare, allontanarci da Bottas, e per ora sta funzionando, sperando anche che Bottas entri in competizione con Gasly e perdano ulteriore tempo. Pit stop che hanno portato Russell e Perez in ottava e nona posizione. Grande comunque la rimonta di Sainz. Se dalla quindicesima riesce a portare a casa un podio, sarà una grandissima rimonta. Noi per quanto possibile cerchiamo di tirare lungo questo stint, di rimanere incollati al pilota della Ferrari, e vediamo naturalmente se riusciamo ad arrivare in fondo allo stint con questa gomma bianca, perché siamo al 64% di usura e teoricamente la gomma si va portata ancora per circa 11 giri, quindi dovremmo farcela a portare a termine questo stint. Continuiamo a permettere a Sainz di passarci e ripassarci, così continuiamo a tirarci a vicenda con il DRS e cercheremo per quanto possibile di giocare il podio fino alla fine della gara. Pit stop per Sainz, Bottas e Gasly. Per noi è il momento di spingere al massimo, dobbiamo assolutamente spingere al massimo per provare a perdere quanto meno tempo possibile nei confronti di coloro che montavano la gomma media. È rimasto fuori Leclerc, si è fermato Verstappen che prova l'undercut nei confronti del pilota della Ferrari. Vediamo se riusciamo a non perdere troppo nei confronti dei piloti che si sono fermati adesso. Il punto a nostro sfavore è che, non avendo il DRS, perderemo nel passo puro nei confronti di Carlos Sainz. Speriamo di non rientrare troppo lontani e di perdere troppo nel DRS, perché Bottas sul passo puro senza DRS è più veloce del pilota australiano. Daniel si trova in prima posizione con Verstappen davanti a Leclerc. Sto andando a monitorare i tempi, stiamo perdendo in media 4-5 decimi a giro nei confronti di Carlos Sainz, ma stiamo guadagnando 2 decimi nei confronti di Bottas, spingendo al massimo. Ora cerchiamo di far avvicinare quelli dietro e proviamo a farci trascinare, perché loro stanno venendo sull'1.48-1.49, grazie, sull'1.47-1.48, noi sull'1.49 medio, diciamo così. Se riusciamo a farci trascinare da loro, a tenere il DRS per questi ultimi giri dello stint, riusciamo a guadagnare qualcosa molto probabilmente nei confronti di Carlos Sainz, e quando effettueremo il pit stop non saremo così lontani nei confronti del pilota della Ferrari per provare a continuare a farci trascinare per tutto l'ultimo stint di gara. Siamo al 31esimo giro, purtroppo la nostra strategia non ha funzionato, abbiamo 12 secondi di vantaggio su Sainz, quindi credo che il podio in questo momento sia andato. Andiamo a fermarci alla fine del giro per il nostro pit stop e montiamo gomma media. Teoricamente dovremmo sempre essere avanti rispetto a Valtteri Bottas, però siamo sempre a rischio, siamo sempre un po' a rischio. Vediamo se riusciamo a mantenere un buon vantaggio nei confronti del pilota dell'Alfa Romeo per giocarci un quarto posto in questa gara. Daniel rientra ai box, accumulo sulla batteria, non so se sono riuscito, se ho fatto in tempo a cliccare box per Daniel Ricciardo, che monta gomma media, quindi avrà vantaggio di mescola più morbida nei confronti di Sainz e di Bottas. Il problema è che comunque non abbiamo il passo di questi piloti, speriamo in un pit stop veloce. Vediamo 2 secondi e 6, niente male il pit stop del nostro pilota australiano del nostro box, siamo nettamente avanti rispetto a Valtteri Bottas, però siamo molto molto lontani nei confronti di Carlos Sainz e non credo di avere il passo in questo momento per riuscire a rimontare nei suoi confronti, quindi sarà una lotta per il quarto posto con il pilota finlandese. Proviamo comunque a spingere al massimo almeno per questi primi giri per provare a recuperare qualcosina là davanti, ma non credo, ripeto, di avere il passo per poterlo fare. C'è un incidente, settore 1, bandiera gialla. Andiamo a vedere se ci sarà una safety che potrebbe aiutarci a riavvicinarci. Incidente di Gasly in curva 1 che si trovava dietro Bottas, ma bandiera gialla che viene già rimossa. In questo momento abbiamo lo stesso passo di Valtteri Bottas, abbiamo leggermente allungato, siamo a 3 secondi e 6 di vantaggio nei confronti del pilota finlandese dell'Alfa Romeo, 7 secondi e 4 da Sainz, irrecuperabile per noi. Proviamo a continuare con questo passo, mancano 17 giri alla fine. Comunque un quarto posto sarebbe ottimo per la nostra scuderia, sarebbero 12 punti importantissimi per rimontare ancora nei confronti di Mercedes, che si trova in questo momento fuori dalla zona punti con Russell in 11esima e Hamilton in 13esima, addirittura anche Perez in 12esima posizione. Safety car, incidente per Sebastian Vettel. Safety car conservativo, accumulo, cerchiamo subito di rimontare sulla batteria, di recuperare un po' di energia. Vediamo l'incidente. Uno sguardo di nuovo, è coinvolto Sebastian Vettel. Ed ecco lo schianto. La
La squadra si dispera. Si chiederanno come sia potuto succedere. Vettel lungo e a muro in curva 3, ciò ci permette quindi di rientrare in lotta per la terza posizione, ma anche di essere sotto pressione da Valtteri Bottas. Speriamo di riuscire a recuperare un po' di batteria, qua è molto difficile riuscire a recuperare l'energia necessaria perché ci sono frenate sì lunghe, sì importanti, ma non si vedono spesso in pista, non sono frequenti, però ci basta un po' di batteria per cercare di farci trascinare da Carlos Sainz e cercare di allungare nei confronti di Valtteri Bottas. Purtroppo la safety car dura veramente poco, addirittura il gruppo non è riuscito a riunirsi, Tsunoda, Stroll e Latifi sono molto lontani dal gruppo, comunque ci troviamo lì, incollati a Leclerc, Verstappen e Sainz con Bottas incollato dietro di noi, vediamo di trovare il momento giusto per ripartire, andiamo ora in fase di attacco, in spinta massima sul carburante e in neutro sulla batteria, vediamo se riusciamo a rimanere incollati ai piloti là davanti. Sainz ha l'opportunità in questo momento, anche se Sainz ha un doppiato in mezzo, c'è una Williams tra lui e Verstappen, che è quella di Latifi a questo punto, che si trova in 18ª posizione. Sono ripartiti là davanti, vediamo se riusciamo ad attaccare addirittura Carlos Sainz, ci proviamo a farci vedere negli specchietti di Carlos Sainz, che ora prova a far togliere di mezzo il pilota della Williams. Latifi si toglie, purtroppo abbiamo Bottas incollato là dietro, vediamo se riusciamo a rimanere vicini a Carlos Sainz. Carlos Sainz addirittura in questo momento ha l'opportunità, se trova il passo, di andare a vincere la gara, e sarebbe qualcosa di straordinario dalla 15ª posizione. 41esimo giro, mancano praticamente 10 giri alla fine, per ora sta funzionando la nostra strategia e stiamo anche risparmiando la batteria. Sainz non è riuscito a rimanere incollato ai primi due, Verstappen e Leclerc continuano a sorpassarsi tra di loro, Sainz a 2,5 secondi con Ricciardo incollato ed è riuscito a scrollarsi di dosso Bottas, che è praticamente a 2 secondi, quindi Sainz per ora ci sta trascinando e per ora noi rimaniamo dietro, ci mettiamo addirittura in standard sulla gomma, ci facciamo trascinare grazie al DRS del pilota della Ferrari, quando possibile cercheremo anche di ricaricare al massimo la batteria e proveremo il sorpasso proprio alla fine della gara per cercare di prenderci questo podio, potrebbe essere la strategia migliore per noi per cercare un sorpasso e un altro podio con il pilota australiano. In questo momento Daniel si trova in terza posizione, abbiamo effettuato una strategia particolare, abbiamo permesso a Ricciardo di passare Sainz di modo che perdesse sempre più tempo là davanti, perché Sainz voleva riavvicinarsi col DRS, ma questo non ci avrebbe permesso di attaccare il pilota della Ferrari. Ovviamente ora ci siamo messi in ricarica, siamo riusciti a ricaricare completamente la nostra batteria, tant'è che possiamo andare in neutro. Ora ci faremo passare nuovamente da Sainz per risparmiare carburante e soprattutto le nostre gomme, ci mettiamo addirittura in leggero, eccolo che passa Carlos Sainz e abbiamo 3,7 secondi, 4 secondi di vantaggio nei confronti di Valtteri Bottas, quindi la lotta per il podio è in questo momento tra noi e Sainz, siamo riusciti a isolarlo dal resto del gruppo, da quelli là davanti, e mancano 5 giri di gara alla fine della gara, appunto. Sainz su Ricciardo non andiamo a rivederlo, l'importante sarà il sorpasso alla fine della gara. Ora dobbiamo spingere un po' sulle gomme per rimanere vicini e non perdere il DRS nei confronti della Ferrari, e cerchiamo di rimanere incollati fino praticamente all'ultimo rettilineo. Verstappen is out of the race. Okay, understood. Non ci voglio credere. Virtua safety car, Verstappen fuori dalla gara. Incidente per Max Verstappen, no, forse è dietro, è riuscito a riprendere, ci hanno detto Verstappen fuori dalla gara, ma mi pare che sia là dietro. Max Verstappen, incidente in curva 15, è ripartito dietro di noi, quindi in questo momento addirittura ci stiamo giocando il secondo posto in questa gara. Attenzione però, perché Carlos Sainz sta provando a guadagnare qualcosina, dobbiamo stare molto molto attenti a non perdere il treno di Carlos Sainz. Verstappen proverà a rientrare in gara per il secondo posto, ma in questo momento ci stiamo giocando il secondo posto in gara con Leclerc che è nettamente avanti, 7 secondi e 2 di vantaggio. Vediamo se riusciamo a rimanere incollati a Sainz e addirittura provare a prenderci il secondo posto in questa gara di Baku. Safety car è conclusa e Ricciardo purtroppo si trova fuori dalla zona DRS di Carlos Sainz, quindi dobbiamo un po' spingere sulla batteria per riavvicinarci, siamo già di nuovo sui 9 decimi, era riuscito a guadagnare qualcosina il pilota davanti a noi, l'importante è stare in zona DRS per provare a non perdere troppo. Sta arrivando anche Verstappen a 2,3 secondi, però potrebbe avere dei danni visto che è andato con l'ala posteriore a toccare il muro. Mancano in questo momento 3 giri al termine della gara,
anzi sta iniziando il 50esimo, quindi due giri al termine della gara. Ricciardo sfrutta il DRS per cercare di rimanere incollato a Carlos Sainz, che sta spingendo e sta provando a guadagnare, guardate, a più di un secondo di vantaggio ora. Non vorrei che non abbia il DRS Daniel Ricciardo in questo momento, quindi potrebbe scappare Carlos Sainz, quindi lo facciamo andare nuovamente in potenza e sul carburante possiamo spingere fino alla fine della gara. Attenzione, settore 2, virtual safety car ancora, impossibile, così non possiamo tentare il sorpasso. Fortunatamente siamo comunque sul podio, ma così non possiamo tentare il sorpasso. C'è stato un altro incidente e un'altra virtual safety car al penultimo giro. Speriamo di avere l'ultimo giro a nostra disposizione. Ancora una volta Nicolas Latifi, ultimo giro, addirittura sta provando l'attacco in questo momento Daniel Ricciardo all'esterno. Abbiamo poca batteria, prova a staccare fortissimo il nostro pilota australiano. Vediamo se riusciamo a prenderci il sorpasso già da ora. Il problema è che poi avremo l'ultimo rettilineo lunghissimo in cui dovremo difenderci, quindi dobbiamo tenere un po' di batteria. Andiamo in neutro e continuiamo a spingere al massimo. Daniel Ricciardo in questo momento in seconda posizione. Il podio direi che ce lo siamo perlomeno assicurato, a meno che non succeda il patatrack in gara, visto che abbiamo 2 secondi di vantaggio su Verstappen. Il sorpasso di Ricciardo lo abbiamo visto in diretta nei confronti di Carlos Sainz. Ora dobbiamo resistere fino al traguardo, soprattutto nel rettilineo principale. Dobbiamo sfruttare tutta la potenza del nostro motore per cercare di mettere un po' di vantaggio nei confronti di Carlos Sainz. Ora spingiamo in potenza, proviamo a guadagnare in quest'ultima fase del circuito per non avere il pilota della Ferrari incollato con l'utilizzo del DRS. Stiamo allungando 6 decimi, comincia a essere un vantaggio confortante, 8 decimi quasi nei confronti del pilota della Ferrari, 9 decimi, forse riusciamo addirittura a tirarlo fuori dalla zona DRS. Se continua così, abbiamo tolto il DRS a Carlos Sainz, 1 secondo e 1, lo strappo decisivo di Daniel Ricciardo, che ha sfruttato al meglio questa safety car virtual delle ultimi secondi, praticamente all'ultima curva. Questa per il pilota australiano ha un ottimo vantaggio, attenzione perché abbiamo però la batteria scarica, quindi potrebbe sfruttare tutta la potenza alla fine il pilota della Ferrari. Andiamo in neutro, ma la batteria è completamente scarica. Stiamo spingendo al massimo su motore e su gomme. Si sta avvicinando il pilota della Ferrari, ma credo che sia troppo tardi. È troppo tardi. Vince Leclerc ed è un altro podio, il terzo stagionale, seconda vittoria. Secondo posto in questa gara per Daniel Ricciardo. Ecco il replay. Charles Leclerc porta a casa la vittoria. Oh, davvero incredibile. Ho la sensazione che si parlerà a lungo di questa gara, è sicuro. Daniel Ricciardo ha puntato dritto alle stelle. Questo podio premia il duro lavoro che è stato svolto dalla squadra durante il weekend. Non credo ci sia nessuno che sa godersi un podio come Daniel Ricciardo. E dopo settimane di lavoro, finalmente possono godersi questo momento. Un ottimo piazzamento per la McLaren. Precisamente, le loro scelte strategiche sono state impeccabili e alla fine sono stati ripagati. A weekend concluso, la squadra è al terzo posto della classifica costruttori. Il prossimo appuntamento porta le squadre di Formula 1 sul circuito di Gilles Villeneuve di Montreal per il Gran Premio del Canada. Ancora uno splendido risultato per noi, splendido Carlos Sainz che dalla 15ª risale a prendersi il podio, Leclerc, Ricciardo, Sainz, le prime 3 posizioni,
La sostanziale differenza tra i nostri due piloti in questo momento è che Daniel Ricciardo fa gli errori quando può permetterseli, mentre Lando Norris sta facendo tanti errori quando non potrebbe permetterseli, perché quest'oggi il podio sarebbe stato di Lando. Forse avremmo potuto puntare addirittura ad un doppio podio con i nostri piloti, ma Lando sta facendo veramente tanti errori, probabilmente il morale sta incidendo. Fatemi sapere cosa ne pensate qui sotto nei commenti, se secondo voi è tutta una questione di morale molto basso per il pilota britannico, però fatto sta è che Daniel non sta facendo errori quando serve. È il terzo podio della stagione per McLaren e anche il terzo podio per Daniel Ricciardo, quindi una splendida seconda posizione per il pilota australiano. A completare i primi 10, Verstappen in quarta. Questo secondo posto è dovuto anche al brutto errore del pilota olandese. Bottas in quinta, Gasly in sesta, Guan Yu Zhou in settima, Magnussen in ottava, Alonso in nona e Ocon in decima. Poi fuori dalla zona punti entrambe le Mercedes, George Russell, Schumacher, Perez, Hamilton, Tsunoda, Albon, Stroll e Latifi. Fuori dalla gara Vettel e Lando Norris. Classifica piloti che vede Charles Leclerc in prima con un buon vantaggio nei confronti di Verstappen di 27 punti, Sainz in terza, Perez in quarta, Daniel Ricciardo che va a passare, a superare Lewis Hamilton. Abbiamo un vantaggio di 16 punti nei confronti del pilota della Mercedes. Lando Norris che perde una posizione, scende in decima, passato da Valtteri Bottas. Classifica costruttori, questo risultato ci permette addirittura di salire a quota 3 in terza posizione nella classifica costruttori, 99 punti, pari punti con Mercedes, ma la nostra vittoria con Daniel Ricciardo ci permette di issarci al terzo posto. Grande risultato considerando che siamo solo all'ottava gara di questa stagione. Ci siamo nuovamente nella nostra dashboard, andiamo alle mail. Panoramica post gara, superiore alle aspettative, ancora un podio, terzo podio stagionale per noi. Debriefing post gara con Lando, assolutamente dobbiamo trovare il modo per riuscire a sollevare il suo morale. Andiamo a vedere dove possiamo vedere il morale del pilota britannico. Morale buono, quindi non è bassissimo. Probabilmente dobbiamo pensare a rinnovare il contratto, anche se il contratto residuo è di 3 anni per il pilota britannico, quindi non ci pensiamo sicuramente in questo momento. Possiamo proseguire nel nostro calendario e arriviamo direttamente all'inizio del weekend di gara del Canada, anteprima del Canadian Grand Prix, preparativi di gara per il Canadian Grand Prix. Torniamo alla nostra home e con questo episodio, ragazzi, abbiamo terminato. Se vi è piaciuto, lasciate un bel mi piace per supportare la serie, ricordatevi un bel commento qui sotto, fatemi sapere cosa ne pensate, come vi ho chiesto in precedenza, del morale di Lando Norris, del perché stia facendo così tanti errori durante la gara e si stia bruciando la possibilità di conquistare dei podi, visto che in questo momento abbiamo una vettura che sta dimostrando di essere da podio. E fatemi sapere naturalmente tutto ciò che volete, anche un pronostico per la prossima gara. E ovviamente, se siete nuovi sul canale, vi ricordo che sarebbe molto apprezzata una vostra iscrizione, per me farebbe una gran differenza, quindi vi ringrazio se sarete così gentili da cliccare sul tasto iscriviti, e nel caso andate a cliccare anche sulla campanellina per rimanere sempre aggiornati sulle nuove uscite del canale. Detto questo, non perdiamo altro tempo con questo outro, vi do l'appuntamento come detto al prossimo episodio, il round numero 9, il GP del Canada al Circuit Gilles Villeneuve. Ancora grazie e alla prossima. Ciao Wheelers!